Pasqualino, e tu sei sicuro di aver visto che si pigliano a Babbo Natale? Sì. E saresti pure in grado di riconoscere la persona che si è pigliata a Babbo Natale? Sì, sono sicuro. Sicuro? Non mi sembra che c'hai la voce tanto sicuro. L'hai visto o no? Sì, l'ho visto. Va bene. E allora mo ti facciamo entrare 5 sospettati. 5? 5 sospettati. E tu dovrai riconoscere quello che si è pigliato a Babbo Natale. Ma no, io ho paura però, Che io... cosa? Paura? No. Ma quale paura? No. Ma qui sta un vetro, guarda. Questo è un vetro americano, fatto apposta che tu vedi e senti a loro e loro non ti sentono e non ti vedono a te. No, hai capito, Pasqualino? Non mi vedono. Pasqualino, manco per la capo che ti vedono. E no, non mi sentono nemmeno. Manco ti sentono. E mo cominciamo. Stai pronto? Vai tranquillo che non succede nulla. Fate entrare i sospettati, ah! Fermati lì! E adesso giratevi tutti quanti verso il vetro! Numero 2, si chiama una mossa, ya! La numero 3, faccia un passo avanti! Mamma mia! La numero 3 sicuramente non può essere stata una faccina così bella, così brava! Numero 3, lei si può accomodare fuori! Com'era vestito quel giorno la persona che ha portato via Babbo Natale? Aveva la gonna lunga, era. La gonna lunga, Babbo. Numero 1 e numero 5. Ma avete stufato? Fuori! Chi è la persona che si è portata via Babbo Natale? Ma io ho paura. Ma quale paura? Stai vedendo, non ti riconoscono! Numero 4. Numero 4. Ovvero numero 4. Sì, 4. Sposo di un bambino Pasquale che è un'amica dei tuoi che abitate in via Tripoli, che lo so benissimo. Ma... che abitate al 38. Ma... che ti metto la testa al posto dei piedi. Ma... che ti metto la testa, hai capito? Mi ha detto... basta, fuori! Ma come? È vero, tutti quanti fuori, e pure tu, Gesù, vattene fuori, Mi avevate detto...